the outside, you hear only bad stories. Like when you came here, like my parents also were like a bit afraid. Like mostly my grandmother was like, look out for mafia and that kind of things. But then you come here and it's actually much more beautiful than you expect. The key word of this academy is collaboration. Every day I work with different classmates, with different people, technical background, more design background. So I'm learning a lot of them, and for sure I'm trying to share my knowledge every day. My name is Anders and I'm from Latvia. Mi chiamo Giulia. Hey, I'm Johannes Knust. I'm from Germany. I'm Jeppe, from the Netherlands and I'm 22 years old. Io sono Andrea, ho 24 anni e vengo dalla provincia di Bologna. Hello, my name is Marco, I'm 29 and I am from, vabbè, so de Roma. La formazione, la didattica è essenzialmente sperimentale, cioè c'è un po' di teoria all'inizio, però si passa subito a cercare di sviluppare, di mettere in pratica. Questo approccio che Apple ha chiamato Challenge Based Learning è un approccio che quindi molto innovativo. I feel this is a great way to educate people and I feel CBL is going to be the future of education. Io non credo sia né solo per napoletani, né solo per smanettoni, né solo per ragazzi. Penso che sia tutt'altro, proprio l'opposto. E il fatto che sia Napoli non è un limite. Anzi, forse delle due, è un ambiente molto creativo. Cioè si respira creatività nell'aria, che sia più o meno legata al tech, diciamo, alla tecnologia. E comunque c'è tanta creatività e quindi sembra quasi naturale un'Academy in questa zona. L'Academy non è solo per uomini e comunque noi se siamo qui anche per realizzare qualcosa di migliore, comunque per far vedere quanto valiamo veramente, perché le donne non devono essere sottovalutate, assolutamente. Io sono laureato in filosofia. Il mio rapporto con la tecnologia è un rapporto da appassionato e credo che sia una delle cose proprio più belle l'interazione che si crea fra un sapere di natura umanistica e la conoscenza tecnica poi. Although development on itself and being a developer itself is great, I feel connecting different industries is what moves this industry. So it's very important to be not only a developer, but also someone else, an artist or a medical professional or an educator. È una grande occasione per imparare cose che all'università non vengono dette esplicitamente, che uno generalmente impara sempre per conto proprio. È veramente stato un successo nato al territorio, dove più soggetti capiscono l'importanza di un progetto, lo fanno proprio e insieme lavorano con una sinergia veramente impressionante.